La focaccia genovese è un simbolo della cucina ligure e anche della nostra città. Farina, Manitoba, poi dell'acqua tiepida, lievito di birra, vino bianco, olio e sale. Iniziamo a sciogliere il lievito nell'acqua tiepida. Impastiamo tutti gli ingredienti, solo il sale lo metteremo all'ultimo per non farlo andare a contatto del lievito. Adesso facciamo le pieghe e poi mettiamo a lievitare per un quarto d'ora. Poi ogni quarto d'ora per ancora due volte rifacciamo le pieghe. E adesso mettiamo a lievitare tranquilla fino al raddoppio del volume, ci vorrà circa un'ora, un'ora e mezza. Ungiamo bene una teglia. L'impasto va tirato da sotto verso i lati. Adesso emulsioniamo acqua e olio. Spennelliamo la superficie, sale. Copriamo e lasciamo lievitare almeno mezz'ora. Riprendiamo la nostra focaccia, facciamo un bordino e i buchi. Va cotta in forno caldo a 200-220 gradi statico con aggiunta di umidità. Buonissima, ancora calda, noi la mangiamo anche inzuppata nel caffè e latte.